Ragazzi, buon Gododelli e bentornati incredibile la Sushi Run con il nostro sushi incredibile all'interno di Shadow of the Earth Tree. È la terza volta del terzo giorno che io completamente non rispetto la regola che mi ero messo di non registrare più di due video di Elden Ring alla volta in ufficio incredibile. Però c'è un problema, ragazzi. Io sto adorando questa espansione di Elden Ring, ragazzi, vi giuro. E sta colmando tutti i buchi della mia prima run su Elden Ring, che purtroppo non è andata secondo i miei piani sus, ragazzi. E soprattutto questa espansione durerà mesi, ragazzi, perché sul canale è uscito oggi l'episodio 2, dove affrontiamo il golem di fuoco per la prima volta. Scusate, il golem della fornace. Per il resto, sus è qui, mi accendo l'aria condizionata che sto morendo di caldo, ragazzi. Queste giornate estive mi stanno cuocendo incredibile, meno male con l'aria condizionata, perché altrimenti era un problema. Lo sapete che questo ufficetto d'estate si sta bene, d'inverno che mamma mia fa un freddo, ragazzi. Ci sono certe volte che arrivavo in ufficio e stavo tipo a 10 gradi, una cosa del genere. Infatti mi dovevo accendere la stufetta là dietro e incredibile, si scaldava tutto. Però ragazzi, va bene così. Detto questo, ragazzi, dal mio ufficetto godoso si parte incredibile. L'altra volta, cioè poco fa, io ho pranzato solamente rispetto al video scorso, abbiamo esplorato il castello assurdo che ci ha regalato forti emozioni, abbiamo sconfitto il dragone, quindi ragazzi si torna da questa parte. Si va dritti verso questo paradiso violaceo, ragazzi. Ormai ho capito come funziona questa espansione, che ti fa il build up di tutte le boss fight dell'espansione. Secondo me questa missione ha a che fare ovviamente con il nostro amico Toriel. Tiolier, scusate ragazzi, questo affarino sus è pericoloso. Sigilli viola, c'è Santa Trina di mezzo, lui ha provato a fare un miscuglio che ricorda Santa Trina. Santa Trina noi sappiamo essere mica, insomma ragazzi, qua c'è del sus. Però poi abbiamo trovato anche questa iride dell'occultamento, che io non so cosa sia e non so neanche come usarla, e ho paura di usarla perché ce n'ho solo uno. Abbiamo trovato la luna di Marica, che ce la terremo come ricordo. Abbiamo trovato un sacco di rune piccole, abbiamo trovato la cena di guerra delle ali del crogiolo. Ah, questo non l'ho letto. Questo residuo della fiamma di Vietnam, il simbolo della crociata, continua a bruciare sommessamente, fremendo a terra come se strisciasse. Neanche questo, balestra di petizione, l'abbiamo trovata vicino al drago. È la balestra che usava il cavaliere della galera solitaria, vuoi vedere? Quello con l'armatura di Berserk. Questa abilità innesca il meccanismo di fuoco rapido dell'arma, esatto, è quello che usano pure i profumieri sus. Va bene. Abbiamo visto che questa zona del fiume è piena di segreti, ragazzi, quindi cerchiamo di stare attenti, eh. Muro invisibile? Niente. Un giorno troverò, ragazzi, un muro invisibile incredibile, eh. È un vaso? Ma si può rompere? E vabbè, scendiamo, sono curioso allora. Globo cinereo di mercante di funghi. Globo cinereo di un araldo del corno mercante di funghi che non sopravvisse alla guerra. Offre i resti delle vergini gemelle. Ok, fungo tossico e fungo carnoso. Vabbè, ok. Vuoi dire che questo è quello che vedevamo dall'alto da qui? Dai, serio? Eh sì, perché noi siamo sotto, qui c'è il drago, no? Ok, ha tutto senso. Sta ballando? Sì, mi ha aggrado. Ah, beh. Sì, questo ha attacchi diversi. Perché quella capra rotola da sola? Ragazzi, stanno succedendo tutte cose a caso che non capisco. Allora, bottiglia del profumo folgorante, dai, abbiamo trovato quella del fulmine, sei serio? Oh, che cavolo. No, non aveva niente di speciale questa roba. Pensavo avesse qualcosa di speciale sta capra, perché è come una matta rotola da sola, va bene. Allora, con calma, ok, come inizio d'episodio, va bene. Allora, dicevo, uccideremo il golem, assolutamente. Non so se tagliarvelo in realtà, perché l'abbiamo visto il combattimento col golem. Io stavo provando a dire che è simbolico che oggi sul canale è uscito l'episodio 2 di Elden Ring, dove eliminiamo il primo golem e guarda caso uccidiamo un altro golem, ragazzi. Quindi sembra proprio destino. Ora, vi dirò la verità, di uccidere un altro golem non è che mi va tantissimo, perché ci metterò mezz'ora probabilmente, perché abbiamo capito che la lancia, come dire, non è un'arma leggendaria da usare contro il golem. Sì, fa gli attacchi di quell'altro, però in più c'ha quello, vabbè. Vabbè, ci vorrà una vita ammazzare sto coso. L'unica cosa che devo capire è non confondermi, come ho fatto l'altra volta, con i piedoni. Quindi devo puntare a un piede alla volta. Ok, un piedone andato. Puntiamo sempre allo stesso. Questo, ragazzi, è un attacco problematico, perché non è che ho capito come si schiva. Cioè, gli devo girare attorno come un matto? Oppure devo scappare lontano? Sì,
sa che devo scappare lontano. Ok. Ok. Continuiamo a questo punto sto piedino. Quattro volte glielo devo rompere, eh? Ecco, questo è il problema. Ok. Ok. Con calma. Vediamoci questo. Ok. Ah, m'ha fregato. M'ha fregato bene. Più che altro io mi confondo tantissimo su quale gamba colpire. Mamma mia, ragazzi. Questo attacco è assurdo. Ok. Sì, mi sa che mi devo cambiare arma comunque. Con la lancia è veramente un suicidio. Cioè, ci metto veramente troppi secoli, capito? Non ci posso credere, ragazzi. Ok, meno male, perché ero triste. Ma non è che faccio prima senza torre? No, vabbè, non credo. Ok. Ok. Tre? Ok, casca. Vabbè. Non so se vi ho tagliato qualche cosa, ragazzi, eh? Ok. Pensavo peggio, ragazzi, è andata bene, dai. Sono tre volte gliele devi rompere, non quattro. Lacrima segreta verde e volto della fornace. Annulla il consumo di vigore, tuttavia l'effetto è piuttosto breve. Sono quelle del fulmine, queste le porteremo su per il prossimo episodio. Il bestione è andato giù, ci sono altri segreti in quest'area, a parte il golem. Ci sta proprio la capra pazza che ruota attorno. Vabbè, ragazzi, ognuno ha i suoi hobby. Lì ci siamo andati e non c'è niente, ragazzi. No, quest'area è praticamente una mega area per affrontare il golem, ragazzi. Mi sa che questa è la famosa costa che diceva la descrizione, eh? Sta? Cresce nei campi di fiori blu sulla costa. Wow, Costa Cerulea. Però certo, senza mappa, ragazzi, ho paura di perdermi l'inferno, veramente. Vabbè, andiamo prima da sta parte, che dite? Ah, è vero, lì c'era l'isola Sus che... non so come ci si arriva. Qui ci stanno sempre sti cosi. Ma che servono sti cosi? Io pensavo all'inizio che indicassero tipo dei dungeon, invece non servono a niente. Ah, questi proprio li abbiamo ritirati fuori dal cilindro, Miyazaki. Questi non erano quei cosi schifosi che ce ne stanno tipo due o tre massimo in tutto Elden Ring? Appunto, quelli con l'alieno sopra, me li ricordo molto bene. Beh, ragazzi, questo sì che è un danno generoso, amici. Ma che danno generoso! Riusciamo a ammazzarlo prima che ammazza? Ok. Ripeto, io ho il terrore di perdermi l'inferno senza mappa. Ah, pure le sferette. Qui c'è proprio il tutto, ragazzi. Pacchetto completo, eh. Proprio forti emozioni qua, eh. Allora, questi devono morire alla regia della luce. Ah, questa proprio dura dura, eh. Sus, perché l'hai fatto? Bravo, Sus. Ricettario del custode di tombe. Altra gente. Ma quanti ce ne stanno di questi ricettari? Assurdo. Qui non c'è niente. Ma ci saranno dei segreti assurdi in quest'area, ragazzi. Non ci credo che il segreto è un ricettario e basta, eh. Però è un tizio con delle corna, sembra una nave vichinga. Ricordiamoci che la strada sta vicino a quel falò, io voglio fare un giretto. Tante volte becchiamo qualche cosa. Su questo si può salire? Sì, su questo si può salire. Lì ci sono degli oggetti. Con valore 9 addirittura, ok. Allora, andiamo da questa parte prima di andare in quell'altro passaggio sus, che dite? Qui non c'è sta niente, questi stanno a pregare.
sono arrabbiati che gli sto disturbando. Segno di evocazione, un altro drago, tocca ammazzarlo. Poi sono tutti uguali, capito? Più che altro perché capisco che, per carità. Grillo delle tombe. Allora, se riuscissi a mettere la marcescenza prima che Tiche crepa, sarebbe un passo avanti. Ragazzi, vi giuro, mi ero dimenticato che facesse sta roba. Avevo rimosso completamente che il nostro amico facesse questa cosa. Sto provando a mettere la marcescenza, ragazzi, ma non è semplice. Ok, ora. Ne passa la pena? Ok, gliel'ho messa. Tiki è ancora viva, questo è positivo. Chi è che sta colpendo Tiki? Ah, i non morti. Beh, giustamente, ragazzi. Mi pare una cosa onesta. Vabbè. Allora, ho scoperto qual è la particolarità di questo affare. Cioè, che evoca gli scheletri. Capito, ragazzi? Quella è la particolarità. Ci pensate, ha senso. Un drago spettrale evoca gli scheletri, no? Siamo morti alla fine. Vabbè, proviamoci. Ah, mi ha ammazzato nonostante lo scudo. Ok. Ma intanto abbiamo scoperto che il suo limite di agro è fino a qua, più o meno. Che è una cosa abbastanza positiva, diciamo. La miseria! Non l'ho avvelenato di nuovo? Ragazzi, è dura, eh? Non ha evocato gli scheletri questa volta, non capisco il motivo. Ok, si è incastrato su quella roba là, non so il motivo. Ok, credo di averlo avvelenato di nuovo. No, niente, ragazzi. Ah, ok, forse ho capito come bloccarlo. Si bugga un pochino se lo combatti così. Ok, ragazzi, gli ho dato la marcescenza sus di nuovo e abbiamo vinto. Mamma che fatica. Ok, scappiamo via, 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 via. Allontana, via, via. Anni luce, proprio, via, 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 via. Dai che è morto, dai. Che fatica, ragazzi. Mamma mia. C'è la mappa? Sono 5 mappe! Grillo che emette un verso rauco, materiale per la creazione degli oggetti, reperibile soprattutto presso sarcofagi di pietra. I richiami di questi grilli sono spesso scambiati per i fremiti dei cadaveri inquieto, in certi casi per i loro lamenti, carino. Freccia seducente piumata, dardo seducente, va bene. I prati ricoperti di sgargianti fiori blu dominano dall'alto sul litorale punteggiato di colossali sarcofagi di origine sconosciuta. Ah, questi sarcofagi giganti sono di origine sconosciuta, non si sa chi c'è sta dentro. A est il picco frastagliato svetta fino alle nubi. E lì c'è una cosina di Michela. Oh 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 oh, ma guarda un po' che c'è qui. Molto bene, ragazzi, mi sento più tranquillo ora con la mappa, eh. Io ancora non ho capito chi è quel monaco, in tutto questo, Se è un monaco, poi. Perché io ho il foglietto del monaco, però, sus. Croce della costa cerulea. Germoglio sanguinettare. Come mai sono diversi qua? Qui abbandoni i miei dubbi e la mia vacillazione. Oh, mamma mia, ragazzi. Non promette nulla di buono. Io ho 153.000 anni, ragazzi. Non è che riesco a fare un livellino così. Ah, fammi leggere il bocciolo. Molto difficile da reperire. Sboccia nei pozzi in cui si raccoglie il sangue nettarino di Trina. Quindi qui Michela si è tolto l'essenza di Trina. Non mi dica che dobbiamo combattere Trina, eh. E beh, il build up, ragazzi, però è così, eh. Se il build up per Bale era così, per tutti gli altri era così, mi stai facendo capire che il boss di questa zona è Trina. Allora, sono indeciso, ragazzi, perché abbiamo questa strada che va verso un luogo misterioso e brutto, e poi abbiamo l'altra strada, che secondo me va sopra. Che dite, vogliamo finire da sta parte, che dite? Vabbè, ormai siamo qua, sono forse. Questi sono aggressivi, e mi tirano i vasi. Ok, non vogliono che arriviamo da quella parte, questa cosa l'ho capita. Ma dai, ma è un gigante, ma che ci fai, amico? Quant'è che non elimino uno di questi giganti? Una vita. Ma ovviamente versione espansione. Infatti è duro come poche cose. Ok, con calma. Credo sia inutile eliminarlo, eh. Secondo me.
Ha una resistenza al fulmine pari al... al godo. Ok. Va bene. No, vabbè, Sus diciamo che non è che ce l'ho tantissimo. Ma non gli si rompevano le gambe una volta sti cosi? Era una leggenda che gli si rompono le gambe, come funziona? Ecco. Che mi droppi? Assolutamente niente. Perfetto! Non conviene ammazzarlo. Abbiamo fatto un test. Va bene. Si può scendere, ok, no, ok. Stavo... Ragazzi, mi stavo per buttare come un cetriolo. Ragazzi, è bello il profondo qua, eh? Amici, eh? Dove stiamo andando, Trina? Avrebbe anche senso perché in quel trailer si vedeva lei che sprofondava in un baratro, quindi ha senso. E infatti c'è una nebbia gigante. Ma è una nebbia che non possiamo fare. No, sei serio? Tutto questo culo per niente? È una nebbia dei Lord, per citare Dark Souls 1. È una nebbia che non possiamo superare, ci dobbiamo tornare in futuro. Ma dai, che colpo di scena finale. Faglia. Ah, nella faglia c'è Trina, ma non la possiamo... sbloccare. Dai, serio? Sigillato e nascosto da Michela. Bella come cosa, mi piace, mi piace, mi piace. Noi siamo arrivati, ricordiamocelo, da qua. Quindi da questa parte si va qua. A questo punto mi viene solo da capire che ci sta qua sopra. E concludiamo l'episodio, ragazzi. Questo episodio lo chiamerò Ceruleo o una cosa del genere. Cioè, secondo me, quando incontreremo Michela succederanno cose. E poi tornando qua magari si attiva questo passaggio e possiamo affrontare Trina o qualsivoglia cosa ci sia dentro. Così su due piedi però vi direi Trina. Sarebbe figo affrontare Trina. Ma non è il tizio che abbiamo ammazzato nella galera? Sì, è identico a lui. Wow. Allora, eliminiamo questo affare che è amico di Yosh. Ok. Io non so perché, ma Trina me la immagino tipo una malenia che però usa il sonno al posto della marcescenza. Così me la immagino. Sì, mi devo mettere il coso del vigore. Ah, questi fanno attacchi diversi, questi scoppiano. Ah, una statua di Marika. Ma che bella sorpresa. Quella è una regina delle bestie. Regina semiumana Marika. Allora, se riuscissi a farla venire fino qua, io la lancerei della marcescenza importante. Basta, con un incantesimo base ha fatto tutto questo. Beh, è sorprendente. Con calma. Ok. Con calma. Ah, vabbè, provo un fiorellino lei. Ecco qua. Spada ammantata di stelle. Ok. Lama su cui è stata incastonata una linea di stelle ricavata da frammenti di scintipietra grezza, arma degli spadaccini semiumani. Quando gli spadaccini semiumani viene concessa quest'arma dalla loro regina e si giurano di scoprire la verità che attende al termine della processione delle stelle, costellazione di Onze. Quell'oggetto l'abbiamo trovato, però sento come se mancasse qualcosa, ragazzi. Però penso che la strada sia fatta apposta per portarti lì e basta. Non credo ci siano altri, come dire, percorsi segreti. Da quella parte, quindi andiamo di là. Quindi da questa parte devo andare. Giusto? Da questa parte non ci sono andato. Spada spirituale. E laggiù c'è la boss fight. Perfetto, va bene, abbiamo fatto un bel giro. Va bene, mi ritengo veramente soddisfatto, ragazzi. Molto bene. A questo punto, ragazzi, abbiamo fatto tutto il giro della costa. E per il resto nient'altro, ragazzi. Abbiamo trovato un'altra spada. Questa si chiama spada ammantata di stelle. Questa spada spirituale. Lama affilata dalla forma contorta. Spada usata per diversi anni nei cimiteri. Secondo alcuni è un tramite per entrare in comunione con gli spiriti. Fendente rancoroso. Colpisce con attacchi rotanti mentre evoca spiriti vendicativi. No, questa la devo provare, aspetta. Bisogna vedere quanto danno fa. Non è, diciamo, l'arma che userei mai nella vita, però apprezzo. Non abbiamo ovviamente 21 intelligenza. E beh, giustamente fa le combo susse, però purtroppo non la possiamo vedere, però è bellissima, è verde. Guarda che figata che è. Infatti è fatta come una costellazione. Allora, per il prossimo episodio sicuramente porto su le boccette di fulmine, così abbiamo pure queste. Ma puoi vedere?
Che fighe! E a questo punto, ragazzi, qui non c'è nient'altro da fare. Io me l'aspettavo più densa quest'area, ragazzi. Invece è grossa, ma allo stesso tempo vuota. Cioè, a meno che mi sto perdendo qualcosa qui, però qui si va dalla regina. Qui c'è quest'isola che, boh, non so come ci si arriva. Un modo c'è per arrivare lì, ragazzi, però non so come. Cioè, da qui forse, no, ma in mezzo al lago. Ci deve essere una specie di galleria che ci porta lì. Forse quando sconfiggiamo Trina, sbuchiamo là. Mi viene in mente solo quello. Allora, ascoltate il vostro Sus, che qui la situazione è problematica. Il vostro Sus è perplesso. Eravamo arrivati da Trina. Mamma mia, Trina! Ed ha chiuso il portone. Ma il Sus vuole entrare, vuole vedere i piedini di Trina. Sus, calmo con questi piedini. Mannaggia al cameraman che non capisce l'importanza dei piedini e in tutti i suoi sapori, colori e dimensioni. Questi sono piedini violacei. Ti rendi conto, cameraman? Vabbè, non puoi capire. Sono concetti troppo intellettuali, Sus. E allora, bravo Sus, che ha sconfitto un drago e una belva Sus e niente Trina, purtroppo. Prossimo episodio andremo avanti, altro sombra, tanta gnagna e tante avventure con Sus. Sus saluta. Wow. E quindi, ragazzi, dopo questo episodio epocale del The Ring, per oggi può bastare per quanto mi riguarda la registrazione del The Ring. Ragazzi, che godo con voi e ci vediamo nel prossimo episodio del The Ring incredibile. Alla prossima.